Benvenuti amici di Somma Lombardo TV. Sabato 6 novembre ha appena inaugurato la mostra personale di pittura astratto formale Jean-Philippe, dal titolo My Works. Conosciamolo in questa intervista. Cosa fai e come ti definisci? Sicuramente mi definisco un artista e un comunicatore delle immagini e delle mie emozioni. E quello che miro sicuramente è quello di infondere le mie emozioni all'osservatore che guarda la mia opera. Ecco, questo è quello che mi definisco. E cerco di trasmettere proprio tutto quello che sento alle altre persone. Ecco, le mie emozioni, che sono le mie paure, le mie gioie sicuramente, attraverso a quello che vivo nella mia quotidianità. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere? E il messaggio sono tanti i messaggi che posso trasmettere. Uno sicuramente è attraverso il colore dei miei quadri e sono la gioia del vivere, quello che sento io di fronte a un tramonto, a un campo di lavanda, che potrebbe essere un campo di girasoli, e attraverso queste mie sensazioni cerco poi di ritrasmetterle nella mia pittura. Ecco, quello è quello che voglio trasmettere agli altri. Come nasce per te l'idea, l'ispirazione? L'ispirazione è una cosa un po' complessa, perché alcune volte si dipinge quasi per routine e quasi per automatismo, però ci sono in alcuni pezzi si è quasi in assenza di tempo, perché quando si dipinge è come se ti stacchi completamente dalla realtà e ti accorgi che in quelle 2 o 3 ore in cui tu hai lavorato sei stato ispirato, ma non da quello che c'è esternamente, ma da quello che hai dentro. Questa per me è l'ispirazione, cercare quello che ho dentro. E ogni volta che finisco un lavoro è come togliere dei veli che ho all'interno dentro di me. In che circostanze nasce l'idea? Insomma, l'idea nasce attraverso la mia vita, attraverso la mia vita e il mio percorso. Potrebbe essere, come dicevo prima, di fronte a un qualcosa di bello che ti offre la natura. Infatti i miei quadri si ispirano molto all'atmosfera della luce e della natura, perché il mio percorso artistico arriva proprio da una pittura impressionista e, come conosciamo, sono stati dei grandi ricercatori della luce. Abbiamo ripreso gli appuntamenti qui in Sala Fallaci con artisti, pittori. E veramente sono soddisfattissimo del ritorno di Jean-Philippe. È uno dei pittori, degli artisti che io apprezzo e amo più di tutti per il suo grande talento, la capacità di unire i colori, di mescolarli così come piacciono a me, ricordando l'impressionismo e Kandinsky. Secondo uno stile che si sta rinnovando, che si sta modificando lentamente e che però lascia enormi sensazioni piacevoli nel momento in cui veniamo a visitare la mostra. E ha lasciato anche questa volta un'impronta importantissima. L'assessorato alla cultura continuerà ancora con le iniziative di grande livello, soprattutto perché gli artisti che si stanno interessando a questa sala di esposizione sono sempre più, e speriamo di elevare ancora di più il livello culturale qui a Somma. Bene, vi ricordo che la mostra personale di Jean-Philippe è visitabile fino al 14 di novembre in Fallaci. Adesso ci ha raggiunto qui in studio Luca Dell'Antonio per parlarci della sua mostra personale Angels, inaugurata il 6 novembre presso la farmacia di Malpensa. Sì, dunque, io sono a Farmagallery per la seconda volta. È stato molto piacevole, è un grande piacere poi essere anche ospitato qui da Somma Lombardo TV. Questa mostra mi riporta un po' svolazzante, con angeli, con figure colorate e dolci,
La prima mostra in Malpensa alla Pharma Gallery era stata sulle multietnie, sulla gente che comunque frequenta Malpensa. Questa volta invece è un po' più tenera, è dedicata questa mostra alle belle signore che sono in divisa, sono delle hostess, alle belle bariste, alle belle signorine anche di Somma Lombardo TV, alle signorine che mi vendono gli Swatch, ed è una mostra un po' intima, un po' amorosa. Ho identificato gli angeli come delle angiolette, formose, belle paffutelle. Sono le angiolette che mi accompagnano, come l'angioletta che adesso è a New York e che cura i miei interessi oltreoceano. È visitabile tutti i giorni dalle 8 alle 20. La mostra è anche abbastanza modesta, comunque presento un lato un po' più dolce della mia pittura, un lato dove io torno un po' forse anche ragazzino, e comunque tutti gli amici di Somma Lombardo TV sono invitati a venirla a visitare. Bene, grazie Luca. Anche per questa puntata abbiamo finito. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima. Vi ricordo di visitare le mostre in Malpensa e in Fallaci. E per quanto riguarda la trasmissione, le mostre che sono state presentate in questo anno, nonché il nostro art director Lorenzo Schieveninboff, vi ricordo di votarci alla sessione Arte e Cultura per il Teleleone 2010. Grazie e arrivederci.